1903, come ieri ho anticipato un po' quello che stava vivendo il piccolo Francesco Forgione per l'ingresso in noviziato, questo cambiamento di vita. Ieri vi abbiamo raccontato di questa bellissima visione. Ecco, Gesù lo prepara. Ecco contro chi tu dovrai combattere, questo orribile mostro che stava per divorarlo. Oggi, 6 gennaio, è il giorno della partenza. Festa dell'Epifania. Dopo la messa assistita in parrocchia di buon mattino, abbracci, saluti al fratello, alle sorelle, a zio Pellegrino, a tutti i familiari, qualche vicino di casa, e allora si avviò verso la stazione. Era accompagnato dalla mamma, dal maestro Angelo Caccavo, da Don Nicola Caruso e da due compagni, Vincenzo Masone e Antonio Bonavita, che come lui aspiravano ad entrare in convento. Allo scalo ferroviario, lontano circa 2 chilometri da Pietrelcina, ebbe luogo un doloroso distacco, quello di una mamma con un figlio. Quindi immaginiamo questa scena. Il figlio che parte e abbraccia una nuova vita, lascia tutto. Francesco in ginocchio chiede la benedizione e la mamma gliela diede. Abbracciandolo gli disse: "Figlio mio", in dialetto, "mi sento squarciaucore. Però San Francesco ti chiama, tu devi andare." Detto questo, scoppiò un pianto, e poi, raccontano i presenti, mamma Peppa svenne. Francesco, con gli occhi asciutti, ma col cuore impietrito dal dolore, salì sul treno, si avviò verso Morcone. Il papà, lo ricordiamo, era in America. Era ricevuto in noviziato al convento di Morcone, siamo in provincia di Benevento, da Fra Camillo Colavita da Sant'Elia a Pianisi, questuante, quel monaco con la barba che tanto aveva voluto vedere Francesco in convento. Poi c'era anche padre Francesco da Sant'Elia a Pianisi, che era il guardiano, e padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, il maestro.